Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Grazia. Oggi realizzeremo un tutorial. È questo bracciale realizzato a uncinetto. Per realizzare questo bracciale vi occorre del filato da 0,6 mm, dei cipollotti da 6 mm, un uncinetto 1,50, una chiusura e due anellini, una pinza e una forbice. Iniziamo il nostro progetto. Prendiamo il nostro filato e lo sistemiamo in questo modo. Prendiamo l'uncinetto, ci giriamo intorno, eseguiamo una catenella per chiudere il lavoro. Continuiamo ed eseguiamo una, due, tre catenelle. Prendiamo sei cipollotti, due, sei cristalli, 2, 4, 6. Le portiamo vicino al lavoro. In questo modo inseriamo l'uncinetto sul filo e chiudiamo con una catenella. In questo modo eseguiamo una catenella, prendiamo un cristallo, lo andiamo a posizionare sotto il lavoro. Chiudiamo il cristallo con una catenella. Una catenella. Adesso ci troviamo in questa posizione. Ci mettiamo in quest'altra posizione. Dobbiamo tenere a mente che i cristalli sono 6. Noi dobbiamo inserire l'uncinetto in mezzo. Da un lato ci devono essere tre cristalli e dall'altra parte tre cristalli. Andiamo a chiudere con una catenella in questo modo. Eseguiamo 3 catenelle, una, due, tre. Andiamo a prendere 6 cristalli, 2, 4, 6. Le posizioniamo in questo modo, inseriamo l'uncinetto nel filato e lo chiudiamo con un punto basso. Eseguiamo una catenella, prendiamo un cristallo. Lo posizioniamo sotto il lavoro, andiamo a chiudere il cristallo con una catenella, eseguiamo una catenella in questo modo. Vedete qua che c'è, questo è il dietro e questo è il davanti. Noi quando ci posizioniamo in questo modo, dobbiamo controllare che sia uguale. Ci posizioniamo in questo modo, tre cristalli da un lato e tre cristalli dall'altro. Entriamo con l'uncinetto in mezzo,
Eseguiamo una catenella in questo modo. Eseguiamo una, due, tre catenelle, prendiamo sei cristalli. Sei, le posizioniamo in questo modo, chiudiamo il lavoro. Con una catenella, in questo modo, eseguiamo una catenella, prendiamo un cristallo e lo andiamo a chiudere, lo posizioniamo sotto il lavoro e lo andiamo a chiudere con una catenella. Una catenella, ci troviamo in questa posizione, ci sistemiamo il cristallo in mezzo. Posizioniamo l'uncinetto in questo modo, da un lato ci devono essere tre cristalli e dall'altra parte tre cristalli in questo modo e andiamo a chiudere. Lavoro. Dobbiamo continuare in questo modo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moduli. Abbiamo eseguito i nostri moduli. Abbiamo eseguito 3 catenelle in questo modo. Adesso eseguiamo 3 catenelle. 1, 2, 3. Entriamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella ed eseguiamo un punto alto. E mettiamo filo sull'uncinetto, entriamo nell'altra catenella ed eseguiamo un punto alto. Dobbiamo eseguire un totale di 4 punti alti. In questo modo entriamo adesso, entriamo con l'uncinetto nel primo archetto, che è questo. Eseguiamo un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3, no, scusate, 1, 2, 3. Sono 6 catenelle, entriamo tra un cristallo e l'altro ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo tra un cristallo e l'altro ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo, entriamo nella seconda catenella, questa qui, ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle. Entriamo in questo cristallo, tra un cristallo e l'altro, ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle.
Entriamo con l'uncinetto tra un cristallo e l'altro ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle. Entriamo nella seconda catenella che si trova in questa posizione, nella seconda catenella che abbiamo eseguito prima ed eseguiamo un punto basso. In questo modo dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare in fondo al giro. Abbiamo così eseguito la metà parte del bracciale. Siamo arrivati qui in fondo. Eseguiamo 6 catenelle e andiamo ad inserire, inseriamo sul filo e buonanotte, inseriamo sull'uncinetto il filo, entriamo nella prima catenella ed eseguiamo un punto alto. Ne dobbiamo eseguire 4 punti alti. Abbiamo così eseguito metà giro. Adesso dobbiamo andare a eseguire l'altra metà del giro. Ci troviamo in questa posizione. Eseguiamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nel primo punto alto e eseguiamo 4 punti alti. Abbiamo eseguito 4 punti alti e ci troviamo da questa parte. Adesso dobbiamo andare a eseguire. Abbiamo eseguito questo lato. Adesso dobbiamo andare a eseguire. Ci troviamo da questa parte. Abbiamo eseguito 4 punti alti e dobbiamo andare a eseguire esattamente come da questa parte, la stessa cosa da quest'altra. Abbiamo eseguito 4 punti alti, adesso eseguiamo 6 catenelle e entriamo con l'uncinetto tra i due cristalli ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle, entriamo tra i due cristalli ed eseguiamo un punto basso. 6 catenelle e entriamo nella seconda catenella che abbiamo eseguito prima, questa qui, ed eseguiamo un punto basso. Dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare in fondo e poi quando si arriva in fondo si esegue 4 punti alti e si chiude il lavoro. Adesso io vi faccio vedere come inserire la chiusura nelle 3 catenelle che abbiamo eseguito prima. Inseriamo un anellino in questo modo. Poi prendiamo un moschettone e lo inseriamo nel nostro anellino e andiamo a chiudere l'anellino. Così. Questa è la chiusura e questo è il bracciale di oggi.
Io vi mando un saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!